è stata avviata l'operazione Trasparenza e Verità. Numeri alla mano, è di 72 milioni di euro il disavanzo con cui è stato chiuso l'esercizio finanziario 2014, che sulla base di una specifica norma è stato ripartito in 28 esercizi e quindi graverà per anni nei futuri bilanci per una quota di 3,9 milioni di euro all'anno. Anche gli oneri di urbanizzazione, previsti nel bilancio 2015 per oltre 26 milioni di euro di entrate, in realtà hanno sinora fruttato appena 4 milioni di euro. Mentre per quanto riguarda il piano delle alienazioni, era prevista un'entrata di oltre 32 milioni, ma non si è andati oltre la metà della cifra iscritta a bilancio. Per quanto riguarda il gruppo Casinò, nell'anno in corso il Comune ha garantito le condizioni di equilibrio fino al 31 dicembre, impegnando oltre 6 milioni di euro. Da non dimenticare lo sforamento del patto di stabilità per circa 64 milioni di euro. All'unanimità è stata votata una mozione che delega al sindaco di attivarsi presso Parlamento e Governo al fine di vedere riconosciuta e finanziata la specificità di Venezia. I mancati trasferimenti dall'amministrazione centrale vanno oltre la cifra di 1 miliardo 250 milioni di euro. Sono state analizzate ogni singola spesa prevista dalle determine dirigenziali per capire e in caso modificare tutte le spese che vengono effettuate dall'ente.